siamo davanti alla Locotender 940036, una delle 53 macchine costruite in parte per le Ferrovie dello Stato, in parte per amministrazioni private, dedicate a particolari linee tortuose del centro Italia. Locotender perché, a differenza di altre locomotive, in un unico elemento si trovava il tender per il carbone e la macchina di trazione. Oggi, nel parco rotabili storici della Fondazione Ferrovie dello Stato, ci sono due locomotive efficienti alla testa di treni storici e circa una decina di locomotive mantenute come monumenti o in attesa di una futura revisione. In virtù di un gruppo così numeroso e delle unità rimaste presenti sul territorio nazionale, la Fondazione Ferrovie dello Stato ha deciso di sezionare una di queste locomotive, in particolare l'unità che sta alle mie spalle, che risultava non più convenientemente riparabile, in modo particolare a seguito di verifiche sugli spessori della caldaia. La 940 sarà appoggiata su un sistema di rulli scorrevoli, che consentiranno una lenta movimentazione delle ruote, quelle portanti e quelle motrici, e con la conseguente completa movimentazione del sistema biella-manovella. In sezione, con un taglio apposito nel cassetto di distribuzione, si potrà assistere anche alla movimentazione del cilindro nelle sue fasi di immissione e fuoriuscita del vapore. Questo sistema meccanico semovente sarà arricchito da una proiezione dinamica di fasci laser che illumineranno i bollitori, il duomo, i tubi di adduzione del vapore, la cabina di guida, per riproporre in formato digitale un virtual tour con la movimentazione dell'acqua che diventa vapore attraverso i tubi bollitori colorati. Di fianco alla struttura ci sarà un LED wall curvo che riproporrà i viaggi della nostra locomotiva 940, con filmati ed immagini storiche tratti dagli archivi della Fondazione Ferrovie dello Stato. E sarà così che questa porzione del museo diverrà una vera e propria sala cinema, con oscuranti, ingressi, panchine che potranno ospitare fino a 50 persone, che si immergeranno nell'atmosfera tipica e gloriosa della trazione a vapore delle Ferrovie dello Stato. È nata così quindi l'idea di uniformare il Museo di Pietrarsa ai grandi musei ferroviari europei, dove tutti, anche senza particolari conoscenze di ingegneria ferroviaria o di termodinamica, potessero comprendere il funzionamento misterioso e meraviglioso della locomotiva a vapore. Al termine di questo esperimento di multimedialità ferroviaria, ci auguriamo che tutti i grandi vicini, ferrovieri, veterani della rotaia, appassionati o semplici viaggiatori si possano sedere qui per guardare lo spettacolo dell'invenzione più moderna dall'era primitiva che l'uomo abbia inventato, la macchina a vapore.